Ecco, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo seminario del ciclo Storia in costruzione dell'Istituto Storico Italo-Germanico. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi Jacopo Lorenzini, che ormai oltre a essere un collega è anche un amico. E Jacopo ha studiato storia delle istituzioni a Bologna e a Parigi, è stato borsista dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici dopo aver conseguito il dottorato all'Università di Siena. Attualmente invece è ricercatore all'Università di Macerata, dove si occupa di mentalità e ruolo dell'istituzione militare nell'Italia della Guerra Fredda. Tra le sue pubblicazioni vi ricordo Uomini e generali, l'elite militare nell'Italia liberale 1882-1915 e il suo ultimo lavoro uscito recentemente, L'Elmo di Scipio, storia del risorgimento in uniforme, che è attualmente finalista per il premio Friuli Storia, quindi direi sicuramente un'ottima lettura consigliata per l'estate. E io sono veramente molto contenta di averlo qui oggi, la sua ricerca mi è sembrata particolarmente interessante da condividere anche con un pubblico più ampio. Quindi la faccio breve, passo la parola a Jacopo e spero che il seminario sia di vostro gradimento. Grazie mille Anna e buongiorno a tutti. Allora, io sarò più confuso del solito oggi perché vengo da una lunghissima trasferta ieri che si è conclusa stanotte alle ore piccole, quindi intanto condivido la presentazione e poi proviamo a mettere assieme un intervento sensato. Allora, condividi, ecco qui. E se eventualmente non vedete la presentazione, fatemi un segno, se no io vado avanti. Allora, il titolo che avevo proposto per questo seminario in realtà era molto più lungo di così, era un titolo molto ottocentesco, se vogliamo, incredibilmente poco scorrevole, quindi diciamo che per stamattina lo sintetizziamo in mentalità e culture del militare. Perché mentalità e culture del militare? Perché diciamo nel mio percorso di studi sono partito da un approccio di storia delle istituzioni e ovviamente non potendo fare la storia di tutte le istituzioni ho scelto una istituzione in particolare che mi sembrava molto interessante per il ruolo determinante che ha, secondo molte letture storiografiche, nella costituzione dello Stato moderno, cioè l'istituzione militare. Ecco, perché questa breve premessa? Perché il mio approccio all'elemento del militare non è quello tipico della storia militare, perlomeno non della storia militare tradizionale, quindi non mi interessa particolarmente l'evoluzione tecnica delle armi piuttosto che l'organica, le scienze militari propriamente dette, mi interessa appunto le mentalità e le culture di questo attore storico. Attore storico che per il momento ho indagato in ambito principalmente italiano, ma in realtà con una costante comparazione sul piano europeo e, come diceva giustamente Anna, ha dato frutto questa ricerca già a due lavori principali, due monografie, Uomini e generali, sulla quale ho lavorato nel corso del mio dottorato a Siena tra il 2013 e il 2016, L'Elmo di Scipio, volume che è uscito per la Salerno l'anno scorso, al quale ho lavorato durante il mio periodo all'Istituto Italiano per gli Studi Storici a Napoli, che tra l'altro ho avuto due spin-off, chiamiamoli così, due articoli usciti quest'inverno su Meridiana e su Nuova Rivista Storica, su aspetti particolari di questa storia, che era la storia del militare nell'Ottocento e nel Risorgimento italiano in particolare, e poi la ricerca che sto portando adesso avanti a Macerata, che speriamo darà luogo a un terzo capitolo di questa storia, del quale ancora ignoro il titolo, perché il titolo si decide come ultimissima cosa, almeno io lo decido sempre come ultimissima cosa, e questa ricerca invece tratterà come diceva Anna, del ruolo dei militari nell'Italia del secondo dopoguerra,
Ecco, andiamo con ordine. Sono quindi tre periodi. Il primo periodo che ho affrontato è quello dell'Italia Umbertina e del primo periodo del regno di Vittorio Emanuele III fino alla prima guerra mondiale, 1882-1915. Per l'emnodicipio ho invece affrontato più a largo l'Ottocento italiano, diciamo dalla fine dell'età napoleonica, dalle rivoluzioni del 1820-21 fino alla fine dell'età umbertina. E per questa terza ricerca gli estremi cronologici che mi sto dando sono 1943-1965, e se vogliamo dopo possiamo vedere proprio perché questi anni e non il 1945-46 come inizio e altre date significative come finale hanno un motivo, quindi eventualmente dopo ne parliamo. Queste tre fasi della mia ricerca sull'istituzione militare hanno avuto tre oggetti differenti, anche in un certo senso involontariamente, perché sono tuttora uno storico in formazione, quindi man mano ho aggredito aspetti diversi di questo oggetto storico che non è ancora per niente concluso, diciamo, non ho assolutamente la pretesa né di averlo coperto completamente né di aver scoperto chissà che di, diciamo, rivoluzionario dal punto di vista storiografico, però diciamo ho affrontato tre aspetti e quindi questi tre lavori hanno avuto tre oggetti differenti in un certo senso. Il primo era un ritratto sociale, culturale e professionale di un'elite, quella dell'istituzione militare italiana appunto in età liberale, quindi era un gruppo ristretto, il vertice di questa istituzione, ufficiali di Stato Maggiore, ufficiali generali. La seconda ricerca ha avuto come oggetto il militare come attore nella costruzione di uno Stato, in questo caso dello Stato unitario italiano, e quindi ho affrontato le interazioni con la politica, con le idee. Nell'Elmo di Scipio seguo i percorsi di tre personaggi principali, che sono tre personaggi differenti, che hanno approcci molto differenti, visioni molto differenti di che cos'è il militare e di che cosa debba essere lo Stato unitario italiano una volta conseguito. E poi invece per questa ricerca che sto portando avanti a Macerata, il militare come attore nella definizione della costituzione materiale di uno Stato. Ora sappiamo che i militari non sono presenti alla Costituente, no? O meglio, ci sono pochissimi militari presenti alla Costituente, assolutamente non paragonabile alla presenza militare nei parlamenti della monarchia. E gli studi di Andrea Argenio, di altri che si sono occupati dell'immediato secondo dopoguerra hanno evidenziato come i militari siano in posizione estremamente defilata al momento della stesura della Costituzione della Repubblica Italiana. E però io sono convinto che l'elemento dei militari sia un attore fondamentale nella definizione della Costituzione non formale ma materiale della Repubblica Italiana. Perché il ruolo dei militari nella Guerra Fredda, il loro rapporto alla definizione della cultura della Guerra Fredda mi sembra per niente secondario, e anche di questo volendo parleremo più approfonditamente dopo. Ecco, se c'è una cosa che penso di aver evidenziato in questi primi lavori, speriamo solo primi lavori che ho portato a termine, è il fatto che il militare debba essere considerato un oggetto storiografico estremamente complesso, sfaccettato, non monodimensionale e che ci si debba liberare di una serie di preconcetti che ovviamente anche qui non sono assolutamente il primo a provare a sfatarli, però diciamo sono preconcetti che resistono, che sono duri a morire nella storiografia generale. E il militare come, per esempio, se parliamo della monarchia italiana, il militare come partito di corte assolutamente schiacciato sulle posizioni del sovrano, guardia pretoriana quasi della monarchia, ecco, questi sono solo un esempio, ma di opinioni che sono dure a morire, appunto. Ecco, il militare invece è un oggetto estremamente complesso, è contemporaneamente elite di potere, un'istituzione dello Stato, e aggiungo non solo dello Stato, perché, appunto, quando ci si occupa di guerra fredda, gli Stati nazionali non sono più i soli attori e soprattutto non sono più gli unici
punti di riferimento dell'elemento militare. Nel caso dell'Europa occidentale, la NATO è evidentemente un punto di riferimento che è al di sopra dei singoli stati nazionali e che innesca dinamiche completamente differenti. Poi è una professione, quella militare, quindi ha elementi appunto tecnico-professionali che non sono il mio primario interesse, ma che non possono essere ignorati. Diciamo che cerco di muovermi su un crinale stretto fra non dare troppa importanza a questi elementi, ma non ignorarli nemmeno, perché è impossibile parlare dell'influenza del militare sulla società più a largo senza tenere conto anche della specifica cultura professionale di questa, di questo attore storico. Poi è un attore costituzionale, perché magari non tanto nello Stato italiano, nello Stato unitario italiano, che non ha mai visto un particolare interventismo militare, ma se si pensa anche solo alla Spagna, alla Francia, ad altri stati europei, poi se andiamo sull'extraeuropeo in maniera massiccia, ma il militare è tra l'800 e il 900 un attore costituzionale di primaria importanza. Ci sono paesi che hanno avuto più anni di regime militare che di qualunque altro tipo di regime, che sia monarchico, repubblicano o democratico, non democratico, eccetera. E poi un agente culturale, ecco, su questo mi sto concentrando specialmente nella ricerca in corso, il militare come appunto agente culturale, attraverso il proprio dibattito interno, all'istituzione, ma anche nelle interazioni che l'istituzione militare ha con gli attori politici, culturali, sociali che si muovono all'interno dello scenario nazionale e sovranazionale poi eventualmente. E quindi questo è l'altro elemento al quale tengo molto, il fatto che il militare è in rapporto costante con gli altri attori storici, appunto con le altre elite di potere nazionali, che possono essere il Parlamento, possono essere i leader politici, militari, che possono essere essi stessi leader politici. Basti pensare a Cesare Magnani Ricotti, uno dei tre personaggi che ho seguito nell'Elmo di Scipio, che in una fase storica, quella della fine degli anni 70, inizio degli anni 80 dell'Ottocento, sembra che debba diventare il leader della destra storica italiana, addirittura questo personaggio che appunto è un militare e ha una forte identità militare. E però anche altri attori che si muovono sul piano nazionale, quelli culturali, quelli sociali ed economici soprattutto. Questo è un elemento che io non sto approfondendo, che è stato approfondito da Fabio Degli Esposti ormai molti anni fa, ma che meriterebbe molta attenzione in più, cioè il fatto che l'istituzione militare, tra le istituzioni dello Stato, è una delle più costose, che può essere fonte di costo dal punto di vista dello Stato, fonte di guadagno dal punto di vista dell'industria privata, appunto delle elite economiche del paese. Ecco, qual è l'approccio che ho scelto di utilizzare in linea generale, poi con varie declinazioni nel corso della mia ricerca? È l'approccio prosopografico, per una convinzione, diciamo, a monte, che non riguarda soltanto l'istituzione militare, riguarda qualunque istituzione. Il fatto che l'istituzione di per sé presa come tale, presa soltanto in rapporto ai suoi regolamenti, al suo organigramma, alle sue funzioni, è un ente immaginato, è un ente immaginario, è una sorta di Leviatano che non è pienamente comprensibile finché non si guarda chi l'abita. Ecco, a me interessa chi abita le istituzioni per capire il funzionamento effettivo di queste istituzioni, e quindi l'approccio prosopografico, che ha una doppia valenza ovviamente, prende elementi dalla storia sociale, quindi analisi quantitative sulle caratteristiche di questo gruppo professionale, sociale, ma anche ha un approccio fortemente qualitativo che riguarda appunto i singoli percorsi biografici che ne sono sempre più convinto più vado avanti, che siano una validissima chiave di accesso
alla comprensione del funzionamento di un'istituzione. Perché? Perché seguire il percorso biografico della ovviamente non di una sola persona, sarebbe estremamente riduttivo, neanche di poche persone, ma di un gruppo di individui, ci permette di capire molto meglio sia le dinamiche diacroniche dell'istituzione, la successione di diverse generazioni, ad esempio, ho affrontato questo tema nel municipio, il fatto che è impossibile parlare di un'istituzione militare italiana nel periodo del Risorgimento, ad esempio, ma si debba parlare di diverse forme che questa istituzione assume a seconda di quale generazione ufficiali la abita, perché alcuni hanno vissuto l'età napoleonica, alcuni non l'hanno vissuta, una generazione ha il trauma delle esperienze rivoluzionarie fallite nel 1820-21, nel 1830-31, eccetera, e altre no, perché alcune nascono in uno stato che è già Regno d'Italia, altre invece sono nate in singoli, no? Stati nazionali preunitari. Ecco, e di conseguenza ci sono delle dinamiche appunto diacroniche estremamente pronunciate che è difficile comprendere se non si capisce la differenza tra una generazione, quella successiva e quella precedente. E di conseguenza capire una generazione la si capisce soltanto seguendo i percorsi biografici degli appartenenti a quella generazione. Ecco, e poi le dialettiche sincroniche, in che senso? Quando prima parlavo di rapporti costanti con le altre elite di potere e le elite sociali, le elite culturali, come capire queste dinamiche se non verificando quali erano i rapporti effettivi tra membri del mondo militare e membri degli altri mondi, diciamo? Ecco, e penso che lo si faccia attraverso soprattutto le fonti private. Fonti private che, insomma, è una definizione che uso nel termine più ampio possibile. Si va dagli epistolari, agli scritti autobiografici, agli scritti biografici, alle memorie di famiglia. Spesso, come dire, una memoria di famiglia ovviamente non è positivisticamente parlando una fonte affidabile sui fatti, tra virgolette, però ci rende una, come dire, l'immagine che il personaggio in questione o il gruppo di personaggi in questione assume anche al di là della loro traiettoria terrena di vita, e ci aiuta appunto a comprendere le autorappresentazioni non soltanto tra l'altro dell'elemento militare, ma dell'elemento familiare, dell'elemento della famiglia all'interno di una, ad esempio, della società locale. Una cosa che mi ha molto colpito studiando i militari dell'Italia liberale è il fatto che fossero notabili locali molte volte, che fossero punti di riferimento della comunità locale, della città, del paese, della valle, nel caso in cui fossero di origine alpina o appenninica. Tutte queste dinamiche non sono comprensibili se non si utilizza questo tipo di fonti. Poi ovviamente non soltanto le fonti prodotte dagli attori in questione, ma anche le fonti che li riguardano e non sempre strettamente in connessione con la loro natura di militari. Mi è capitato di utilizzare ad esempio gli atti di successione. Gli atti di successione si capiscono molte cose sul tenore di vita, ad esempio, sulle reti di relazione, si capisce che politiche matrimoniali hanno adottato non soltanto gli ufficiali che si sta studiando, ma i figli, i padri, i parenti, le figlie, eccetera. Insomma, si capisce un po' qual è l'ambiente nel quale questi personaggi si muovevano. E lo si capisce anche da altri tipi di fonte. Ho avuto la fortuna di scoprire degli archivi privati estremamente ricchi. Mi ricordo quello del generale Teresio Bocca, che è conservato presso la Biblioteca Civica di Verona. In questo archivio è conservato, tra le altre cose, il quaderno nel quale la moglie del generale annotava le spese familiari e in special modo le spese per la cucina, perché questo è importante, perché le spese della cucina ci indicano quando la coppia dava ricevimento nel comando di piazza
di Verona nel quale alloggiavano, e ci indica anche spesso in queste liste sono presenti i nomi degli invitati, e quindi si capisce anche lì qual è la rete di relazioni effettiva che queste persone intrattenevano. Ecco, tutto questo complesso di fonti che io chiamo private ci aiuta a capire appunto la rappresentazione che questi uomini, queste donne avevano dell'istituzione che abitavano. Ecco, faccio un piccolo inciso: il ruolo delle donne nell'istituzione militare non è stato, si tende a pensare che l'istituzione militare sia esclusivamente maschile, indubbiamente è così dal punto di vista professionale, e però sono sempre più convinto, non ho approfondito questa cosa ma lancio la palla eventualmente a chi volesse farlo, e sono convinto che l'ambiente militare dopo l'uscita dall'Accademia fosse tutt'altro che un ambiente esclusivamente maschile. Soprattutto le reti sociali sono estremamente abitate da donne che non sono per forza soltanto le mogli di questi ufficiali, ma sono anche le grandi signore del notabilato italiano, per esempio, italiano, io dico italiano, ma europeo, e che certamente, che avendo delle interazioni settimanali o addirittura quotidiane con questi personaggi, certamente giocano un ruolo anche nella definizione appunto della visione del mondo che questi gruppi avevano. Autorappresentazione, ovviamente, gli scritti autobiografici e le memorie di famiglia, la prassi di vita e di intervento nei meccanismi dell'istituzione e nei meccanismi più a largo dello Stato e della società, sfruttando questo tipo di fonti è possibile comprendere come venisse realmente vissuta l'istituzione al di là dei regolamenti di disciplina o delle leggi dello Stato che ne regolavano il funzionamento. Si capiscono molte cose, ad esempio, sulla pratica della raccomandazione, che cos'era la raccomandazione, come veniva percepita dal raccomandatore, dal raccomandato, eccetera. E visione del mondo, soprattutto visione del mondo, questa è la cosa che mi ossessiona oggettivamente, che mi importa più di ogni altra, cioè comprendere qual è la visione del mondo che queste elite, questi gruppi, questi uomini, queste donne avevano, e capire come la visione del mondo dell'elemento militare si integri, interagisca, si scontri spesso e volentieri con la visione del mondo delle altre elite e degli altri gruppi sociali, politici, culturali, economici che abitano la società. E poi ultimamente mi sto concentrando molto sul dibattito culturale e professionale interno all'istituzione. Se vogliamo, questa è un'altra fonte, tra virgolette, privata, nel senso che spesso non è stata valorizzata particolarmente. Nicola Labanca e molti altri in realtà ci hanno lavorato, ma diciamo la storiografia generale, nelle sintesi di storiografia generale e di storia generale dell'Italia, dell'Europa, eccetera, non spesso gli scritti che sono il risultato del dibattito interno alle istituzioni militari non vengono presi sul serio, diciamo, se vengono utilizzati a spezzettoni, a bocconi, a spizzichi, e invece credo sia necessario un lavoro molto approfondito su questo tipo di prodotto, di fonte. Ecco, io credo che sia necessario prendere sul serio il discorso pubblico che questi personaggi fanno. Adesso scendiamo un attimo sul pratico, ad esempio. Nella ricerca che sto conducendo adesso a Macerata, diciamo una delle chiavi, cioè uno degli elementi di maggiore interesse, mi sembra il fatto che all'interno, per esempio, della Rivista Militare Italiana, che è il principale forum pubblico di discussione, perlomeno il principale che è accessibile a chi non è parte dell'istituzione, e ecco, all'interno della Rivista Militare del 1945, quando viene rifondata al termine del periodo di chiusura che aveva dovuto subire sotto il fascismo, fino appunto alla metà, alla fine degli anni 60, si notano comparire argomenti
nello specifico le interpretazioni, traduzioni dall'estero delle tematiche della guerra rivoluzionaria e della controinsurrezione, e che, come dire, interagiscono con altri temi, la guerra nucleare, la guerra in ambiente nucleare, la guerra convenzionale, e come dire, dal bilanciamento e dalla dialettica che si stabilisce tra questi argomenti si può, penso, capire quanto determinati temi entrino all'interno del pensiero e della visione del mondo, ancora una volta, che il militare ha, e quanto interagiscono poi con il dibattito culturale del paese più a largo. Diciamo che un suggerimento che mi ha dato recentemente il professor Ventrone, con il quale collaboro, è di osservare in parallelo la rivista militare, per esempio, la rivista di Ordine Nuovo, dal momento che appunto il ruolo dei militari negli anni 60 e 70 italiani è spesso stato affiancato, associato a quello dell'eversione di destra o più genericamente conservatrice. Ecco, cercare di vedere se determinati discorsi compaiono contemporaneamente, se c'è una successione, invece uno scaglionamento diacronico, eccetera. Ecco, penso che questo sia molto importante, non soltanto con riferimento alla sola rivista militare, ovviamente è una fonte parziale, ma che sia importante appunto capire intanto il dibattito, comprendere il dibattito interno a questa istituzione, a questi gruppi, e capire se e quanto questo dibattito influenza poi il dibattito più generale della guerra fredda in Italia, che ha una componente militare assolutamente non secondaria, nel senso che l'Italia è più di altri paesi esposta alla possibile ricomparsa del fenomeno bellico, no? A una possibile invasione, anzi possibile sicura invasione dal punto di vista dei militari, che sono assolutamente consapevoli della inferiorità numerica e tecnica dell'istituzione militare italiana rispetto a quelle del patto di Varsavia. Ecco, e come dire, questo ruolo del militare nell'Italia contemporanea, credo che dell'Italia repubblicana, credo che non possa essere ridotto, come dire, anche in maniera, se vogliamo, farsesca, no? Mi sono riguardato poco tempo fa, vogliamo, i colonnelli di adesso mi sfugge il nome del regista, comunque il notissimo film, no, dell'inizio degli anni 70. Ecco, se è vero che ci sono continuità, che ci sono interazioni assolutamente tra il mondo dell'eversione e il mondo militare, è vero anche che è necessario, penso, comprendere molto più approfonditamente qual è il pensiero di quel mondo militare, e magari per scoprire che tanto che non solo il mondo militare era contiguo alle versioni di destra, e poi quanto di quel discorso fosse in realtà condiviso in maniera più o meno pacifica da molte altre elite del paese, in primo luogo dalle elite politiche che ne reggevano le sorti.